Buonasera e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Amico Cane. Dato storico per la provincia di Varese, aumentano sempre di più i cani in famiglia, ma aumentano anche le separazioni. Quindi quando ci sono le separazioni di coniugi e eh, a chi viene affidato il cane, lo vediamo con i nostri esperti, ma prima il nostro angolo adozioni. Oggi vi presentiamo Poldino, è un cagnolino di taglia piccola di circa due anni. Poldino arriva dalla Sicilia e cerca un'opportunità qui nella provincia di Varese. È un cagnolino molto socievole, molto allegro, divertente, a cui piace la compagnia delle persone. È assolutamente un cagnolino adatto anche ad una realtà familiare con bambini. L'importante è che ci sia tempo da dedicargli perché è un, è un cagnolino dinamico che ama andare in passeggiata, è un incrocio Jack Russell e come tale è un cagnolino estremamente appunto, vivace che ha bisogno eh, di fare attività, eh, passeggiate, trekking, piuttosto che anche qualcuno che si voglia cimentare in qualche attività sportiva. Di um, taglia però è molto, è molto piccolo, peserà circa 8 kg, quindi dal punto di vista appunto del peso della taglia è estremamente gestibile. Eh, lo si può naturalmente portare in tutte le circostanze, comprese le vacanze, senza avere grosse difficoltà per, per essere accettati in albergo o nei ristoranti. Poldino ha fatto tutti i test delle malattie mediterranee e risulta negativo. Probabilmente la sua storia ehm, è di un cane di famiglia. Che è scappato o che non è stato cercato, naturalmente nel Sud Italia, o piuttosto un cagnolino che è stato abbandonato perché è diventato adulto e quindi non più interessante come giocattolo per i bambini. Se volete conoscere Poldino, potete venire tutti i giorni della settimana a Busto Arsizio nella struttura zoofila dell'associazione EMI, dalle 14.30 alle 17, da lunedì alla domenica. Vi aspettiamo. Reccoci in studio i nostri ospiti di questa sera. Giornalista Edgar Meyer, presidente dell'Associazione Gaia eh, Animali e Ambiente. Buonasera, buonasera bentrovato. Valentina, buonasera a tutti. E poi l'avvocato Claudia Taccani, responsabile dello sportello legale per OIPA Italia. Buonasera, Bentrovata. grazie ancora per l'invito. Grazie, buonasera a tutti. Eccoci qua. Allora eh, iniziamo subito con vedere un po' quello che è eh, il dato anagrafico di, quel, di quelli che sono i cani nella nostra provincia, nella provincia di Varese. E quindi eh, ascoltiamo le parole di, eh, del dottor Umberto Coerezza, che è dirigente ATS in Subria nel, del settore veterinario. Prego. Negli ultimi 30 anni possiamo dire che il, la popolazione, il tessuto sociale ha cambiato notevolmente il suo rapporto eh, con gli animali. Mentre una volta l'animale era utilizzato principalmente a scopo utilitario, di conseguenza il cane doveva servire per fare la guardia, per il gregge. Attualmente, invece, principalmente i cani vengono utilizzati per compagnia. Una compagnia che, eh, analizzando i dati, ci porta a considerare che il numero degli animali presenti nella nostra provincia è notevolmente elevato. Prendiamo per esempio il dato della Lombardia: su 10 milioni di eh, abitanti abbiamo circa 1.840.000 cani, che è un dato notevole perché se lo rapportiamo per esempio al dato della vicina Svizzera, del Canton Ticino, vediamo che la Svizzera che ha un numero di abitanti inferiore rispetto alla Lombardia, cioè circa 8 eh, milioni e mezzo, eh, possiede un numero di cani registrato pari a circa 500.000. Consideriamo per esempio anche due città, una città come la vicina Gallarate ha circa 55.000 abitanti e con circa 5.300 cani. Lugano invece, che è una cittadina leggermente più grossa con 68.000 abitanti, il numero di cani registrati è nettamente inferiore di 4.570. Cittadine tipo la città di Cassano Magnago che ha circa 22.000 abitanti possiede circa 2.730 cani con una densità molto elevata, abbiamo circa 1760 abitanti per ogni chilometro quadrato. Il dato nazionale ci porta, grazie all'allineamento delle varie anagrafe canine, a considerare che abbiamo quasi 12 milioni di cani registrati sul suolo nazionale e questo va un po' contro tendenza rispetto a quello che era sempre stato il dato storico, ovvero di un cane ogni 10 abitanti. Rieccoci in studio, abbiamo ascoltato il dottor Coerezza e di questo fenomeno che insomma sta aumentando sempre di più e il cane è diventato un componente della nostra famiglia, eh, ma tante volte il cane diventa anche un po' il soggetto vittima eh, delle coppie che magari si separano, delle famiglie che si separano. E quindi che cosa succede quando una coppia scoppia? E Allora, è complicato. È complicato perché, come è ben detto, purtroppo l'animale, il cane, diventa vittima e spesso diventa, viene conteso anche proprio per ripicca, magari non tanto per l'amore che si prova per il quattro zampe, ma per fare una ripicca all'ex coniuge. Eh, ma allora, posso dirvi che in tribunale i tribunali iniziano a pullulare di cause in merito alla eh, contesa, alla detenzione del, dell'amato animale, eh, ci sono diverse sentenze anche con esiti positivi. Che diciamo sanciscono anche la gestione e la custodia appunto dell'animale una volta che c'è la separazione tra i coniugi. Eh, Michi, mi viene chiesto spesso tra l'altro allo sportello legale OIPA se la eh, titolarità del microchip automaticamente dia il diritto di poter tenere il cane con sé, quindi a chi è intestato. Do il a chi è cane. intestato, sì. Mm. Allora non è propriamente così: nel senso che allora, il microchip nei cani sottolineiamo che è obbligatorio perché lo prevede la normativa ed è anche un adempimento dovuto perché è la carta d'identità del nostro cane. È vero che rappresenta la proprietà, nel senso l'appartenenza. Ricordiamo tra l'altro che in molti moduli della Lagrafe Canina è possibile inserire proprietario e possessore. Ma è anche vero che è possibile dimostrare eventualmente davanti a un giudice effettivamente il rapporto, possiamo dire affettivo, e quindi passatemi il in termine di proprietà con l'animale. Quindi, per esempio, chi se è occupato comprando gli alimenti, portandolo dal veterinario, se è un cane magari che ha dovuto seguire delle lezioni dall'educatore cinofilo, chi le ha pagate, chi le ha. A seguite. Quindi non è automaticamente detto chi sia il titolare del microchip ad essere l'effettivo uso questo termine che non mi piace ma giuridicamente parlando, proprietario. Io dico sempre: insomma, quando ancora Eros popola la vostra dimora, mettetevi d'accordo facendo un bel accordo scritto. Eh, quindi eh, un quindi preventivo. Sorta, preventivo, sì, una sorta di contratto, non ci vuole l'avvocato, non ci vuole il notaio, si fa tra le parti un accordo sottoscritto da tutte e due, con il quale eventualmente si, eh, si dichiara di voler gestire comunque la. Per tutta la, la sua vita, a prescindere poi dall'esito che possa avere il rapporto di coppia. Questo serve secondo me un po' come strumento, come arma in tribunale nel momento in cui uno di due volesse invece avere, prevalere, quindi voler avere l'affido, possiamo dire così, esclusivo e far valere invece questo accordo che è stato fatto lecito da, da entrambe le parti. Secondo me potrebbe essere un'arma in più. Che poi può succedere, le, possono succedere due cose. Uno che uno vuole l'affido dell'animale dell e uno che non lo vuole, si nessuno dei due quello. vuole l'affido e si quindi magari può succedere che questo animale venga portato magari in un rifugio. Venga Ma non dovrebbe una... succedere okay. questo perché di fatto no, eh, cioè non è che allora, oggi come oggi ormai i cani o gli animali d'affezione eh, valgono poi gli stessi discorsi che si fanno con, con i figli, anche qui eh, molto spesso i figli poi vengono... Anche per questioni poi di, di odio, di antipatia tra, tra le persone che, che si separano tirati da una parte all'altra, sia i bambini sia, ahimè, gli animali. Però non dovrebbe succedere che una famiglia, anche se scoppia, una coppia anche se scoppia, poi porta il cane in rifugio, perché comunque un proprietario c'è normalmente quello che ha intestato il cane che quindi è eh, colui che è tra virgolette il proprietario parlavi di possessore e proprietario che sì. differenza c'è? Po poche parole ma allora eh, sul modulo è possibile inserire appunto il proprietario come abbiamo detto prima che si presume ripeto poi salvo prova contraria essere è colui che eh, ne ha la proprietà effettiva mentre il possesso può anche essere magari temporaneo per esempio tu decidi di andare o hai bisogno di trasferirti per un certo periodo di tempo e mi vuoi lasciare il tuo cane perché non puoi portarlo con te in quel momento? Io sono, ne sono possessore, non, di, non divento proprietario, ma l'ho con me, quindi sono responsabile chiaramente del benessere dell'animale stesso e anche nei confronti di terzi. E quindi, secondo molte leggi regionali, tra cui anche la Lombardia, eh, viene richiesto comunque di segnalarlo in anagrafe in modo tale, come dicevamo prima, che il cane sia tracciabile. Magari il proprietario in quel momento non c'è perché all'estero per motivi di lavoro, motivi personali, ma è rintracciabile chi ne ha il possesso, eventualmente anche temporaneo. E quindi, solitamente, magari se parliamo di un'adozione da parte di una giovane coppia è possibile che il microchip appunto che è intestato e si riferisce solo a un soggetto si riferisca a uno mentre l'altro risulta come possessore ecco. Poi ci sono i casi estremi dove addirittura eh, dopo che i due coniugi si sono separati, il cane diventa eh, una sorta di soggetto per un ricatto morale e quindi viene portato in ostaggio, viene rapito dalla ex moglie eh, in questa coppia scoppiata, appunto. Ma sì, questa è una delle cose che, 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 che ci è accaduta. Allora, eh, C'era questa signora avvenente, una bella signora bionda, quarantenne. Eh, che si è separata dal marito. Il marito però eh, per tre mesi ha smesso di eh, versare il, il contributo eh, che era stato pattuito al, al lato del divorzio. E allora che cosa ha pensato questa signora bionda che aveva già un biglietto in tasca per Ibiza insieme al suo nuovo fidanzato? L'ex marito dice l'amante di 29 anni: ehm, ha pensato male di rapire appunto il pechinese dell'ex marito, amatissimo dall'ex marito, quindi andandola a colpire proprio ehm, sul, vivo. Su, sul vivo. Per cui questo povero ex marito che ha. Sentito l'associazione, dice: Io sto sanguinando doppiamente. Da un lato la mia ex moglie che se ne va in vacanza con il nuovo fidanzato, con l'amante di 29 anni, e in più mi ha ma, ma colpito nel cuore doppiamente perché a questo punto l'amato è, è il Pechinese. Scusami, non hai detto la cosa più piccante che lei addirittura l'ha minacciato dicendo: O oh, mi paghi il, il, la, la quota insomma mensile Gli che alimenti? è venuta oppure non vedrai neanche più il pelo del tuo Pechinese. Eh sì, ha Quindi detto. Qua... Ma andiamo addirittura alle minacce, quindi insomma. Eh, appunto andiamo alle minacce per cui eh, è stato spiegato alla signora che eh, mentre aveva assolutamente ragione a pretendere dall'ex marito il versamento sì, ma... degli assegni eh, perché quello, quello era modo. dovuto, no. non era quel modo e <ride> che rischiava eh, una, una denuncia. Eh, da reato penale, sia per estorsione sia per furto, perché a quel punto il pechinese era di proprietà perché era iscritto in anagrafe ed era microcipato eh, da, dall'ex marito ed era lui che lo, lo deteneva. Quindi ha fatto benissimo l'ex marito a consultare l'associazione, noi lo consigliamo sempre, cioè prima di. Affollare i tribunali, quando insomma non riuscite a mettervi d'accordo, trovate un'entità terza che può essere un'associazione che cerca di mettere d'accordo. In quel caso siamo riusciti, nel e senso che la signora ha capito: è tornato! È Happy quindi in tutti i sensi: il Pechinese è tornato sano e salvo tra le braccia dell'ex marito. E la signora ha preso <ride> l'aereo ed è andata a Ibiza a divertirsi. Ecco, questo è un caso vabbè, che, su cui noi ridiamo in realtà, però in effetti aumentano veramente tanto eh, le, 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 le coppie che hanno questi cani o anche le famiglie perché poi magari appunto eh, c'è anche una sorta di ricatto con i bambini, quando si parla anche magari di bambini, certo. il cane lo teniamo noi perché ci sono i bambini posso, cioè, può succedere anche allora, questo Allora può accadere, ti dico c'è una bellissima, visto che abbiamo parlato di un caso insomma estremo, ridicolo e per fortuna è piende però c'è una sentenza molto bella eh, di un giudice ehm, questo quando pare fosse ancora tra l'altro a Varese, adesso si è trasferito a Milano eh, riguardo alla eh, diciamo la convalida di accordi di separazione da parte appunto di una ex coppia con delle minorenni proprietari di gatti quindi parliamo un attimo dei cugini dei cani <ride> che anche loro popolano le nostre case e ehm, questo giudice ha in poche parole convalidato ripeto questi accordi che erano stati presi dalla ex coppia riguardo alla gestione dei gatti ed è molto bello perché è stato deciso e ripeto convalidato il fatto che i gatti continuassero a vivere con la Signora, e con le bambine minorenni, e invece l'ex marito continuasse pure ad andare tranquillamente a trovare, quindi poterli vedere e partecipare eventualmente alle spese straordinarie come il veterinario o quant'altro. Molto bello perché. Sia nella decisione che è stata presa per fortuna con buon senso perché ci vuole anche questo, e sia anche eh, come diciamo, ha espresso il giudice eh, nella, nella propria, nel proprio dispositivo, è che viene sottolineato il rapporto affettivo tra le minori, le figlie minori presenti in casa e i gatti. Cosa veramente molto bella, purtroppo non comune, ma che ci fa pensare proprio perché, come abbiamo detto prima, spesso gli animali sono vittime, ma lo sono anche i bambini che sono i bambini o comunque giovani che sono legati ai animali. Questo è da un punto di vista preventivo proprio perché c'era questo accordo come dicevi tu e consigliavi sì, tu, no? Separazione proprio... consensuale in esatto. questo caso loro l'hanno fatto poi con l'accordo davanti al giudice il consiglio che io davo prima che poi per carità bisogna poi vedere sempre in tribunale che tipo di esito possa avere ma almeno abbiamo una carta in mano è quella quando ancora va tutto bene se si è con proprietari, mi ripeto mi spiace se uso questo termine ma giuridicamente parlando ci capiamo, se è con proprietari di, una, di un cane, di un animale, magari mettiamo giù, ripeto, una sorta di dichiarazione che le parti si impegnano reciprocamente, qualsiasi cosa possa accadere a provvedere alle necessità del cane eh, e non facendo scherzetti. Questo serve perché se poi una delle due dovesse farlo, almeno abbiamo comunque una dichiarazione scritta, una sorta di contratto tra le parti che può essere usata come eh, arma o strumento in tribunale. È qualcosa in più, non posso poi garantire l'esito diciamo eh, con eh, un risultato positivo assoluto, ma è uno strumento sicuro. Giudici che qualche volta cioè, interpretano sì, in una maniera inusata. Esatto, in no, sono molto più sensibile cioè anche, anche a Como: ci sono state diverse decisioni in merito alla mm. gestione. O alla, se c'è un una, diciamo quello che è questo accordo, però se non c'è, si, si valuta caso per caso. Immagino. Beh, si va, se non c'è, vuol dire che si bisogna andare in causa riguardo eh. appunto alla contestazione di chi o come bisogna tenere l'animale, e quindi lì entreranno in gioco tanti fattori, come vi dicevo prima. Ripeto, non si guarda soltanto il microchip perché se. No, non esisterebbero controversie in questo senso, ma ha appunto dichiarazioni testimoniali, Tal talvolta addirittura anche davvero il veterinario, l'educatore cinofilo possono avere il loro, loro ruolo importante. E poi ovviamente ripeto: la giurisprudenza diventa sempre più sensibile a questi argomenti perché purtroppo sono sempre più comuni. Ecco appunto: eh, diciamo che magari eh, diciamo, le, le, le autorità o piuttosto appunto le associazioni, quali sono magari i, gli attori coinvolti, eh, una persona, una coppia, chi si può? A rivolgere? Io suggerisco sempre appunto quando prima di arrivare in tribunale, quindi prima di affrontare una causa che è, che è sempre dolorosa e anche dolorosa qualche volta economicamente, appunto di cercare un mediatore. Un mediatore può essere appunto un'associazione, un un'associazione animalista che è dotata, Gaia Animali Ambiente e OIPA Italia, sono due associazioni che sono dotate anche di avvocati, Gaia con Gaia Lex, che è il centro di azione giuridica di Gaia Animali Ambiente, OIPA con lo sportello legale, e quindi possono consigliare, prima ancora di entrare in una causa, possono fare da mediatori tra le due parti che, Stanno dialogando difficilmente perché ovviamente insomma, quando una coppia scoppia chiaramente ci sono delle, delle ruggini, però possono suggerire a entrambe le parti, o anche soltanto a una delle due, quella che è contata l'associazione, la cosa migliore. Qualche volta si è arrivati addirittura a ehm, far fare al, al cane due settimane da, da un ex coniuge, con come con i figli. Con i cani è un po' diverso. In realtà noi tendiamo più a dire è meglio che il cane stia da una parte sola e l'altra persona possa vederli perché è un po' uno sballottamento, un po' anche come, come con i figli. Per questo io spesso faccio il parallelismo in realtà con i figli. Non dobbiamo dimenticare che i cani e gli animali sono membri delle nostre famiglie, ci sono addirittura delle proposte di legge per inserirli nello, nello stato di famiglia e come tali vanno trattati senza antropomorfizzarli ovviamente, però l'attenzione deve essere simile. Per cui, eh, qualche volta c'è la proposta di fare due settimane da una parte, due settimane dall'altra, un mese da una parte, un mese dall'altra, oppure eh, a un certo punto decidere una delle due persone che lo tiene, ma l'altra persona ha la possibilità di portarlo in passeggiata, quindi di andarlo a visitare. Bene, noi auguriamo una buona salute a tutte le famiglie, <ride> eh, sì. anche se abbiamo dato questi consigli. Ringrazio i miei ospiti per averci dato tutte queste informazioni. E noi ci rivediamo alla prossima puntata di Amico Cane, giovedì prossimo, sempre su Rete55. Buona serata a tutti.